Saranno oltre 7.000 i cuori che batteranno all'unisono per rendere onore e omaggio a una squadra capace di sfiancare una concorrenza agguerrita e forte, a suon di vittorie, blitz, imprese e prestazioni toste. Lo stadio Molinari di Campobasso va a registrare il tutto esaurito quando mancano ancora 3 giorni all'ultima sfida di campionato che coinciderà col derby. Terminati nelle ultime ore anche i biglietti per la curva sud e la tribuna inferiore. Sarà un'unica macchia rosso-blu, visto che la trasferta è stata vietata ai residenti nel comune di Termoli. Il cerimoniale sarà sobrio, sfilata in campo dei calciatori, consegna targhe agli sponsor, ma la coppa da vincitori del campionato arriverà in occasione delle gare della Pool Scudetto, che andranno in scena tra domenica 12 e domenica 19 maggio. Naturalmente l'obiettivo è chiudere in bellezza, sarà in ogni caso partita vera. Intanto bisogna sottolineare il gesto sportivo del presidente della San Benedettese Vittorio Massi, che ha inviato una lettera di complimenti al presidente Matt Rizzetta per il trionfo appena centrato. Le nostre squadre sono state impegnate in una battaglia che ha tenuto con il fiato sospeso tutti gli appassionati, le sue parole. Speriamo di poter incrociare di nuovo i nostri cammini in categorie più elevate, ha concluso. Dando un'occhiata agli altri gironi della Serie D, sono quasi tutte ufficiali o definite le promozioni in categoria superiore. Oltre a Campobasso hanno già festeggiato l'Alcione Milano nel girone I, la Clodiense Chioggia nel girone C, la Pianese nel raggruppamento E, la Cavese nel gruppo G, l'Altamura in quello H, il Trapani nel girone I. Lotta ancora aperta nel girone B tra i veronesi del Caldiero Terme e il Piacenza, divise da un punto, così come in quello D tra Carpi e Ravenna con 2 punti di distacco a favore della prima.